Mucciante, che oggi c'è stato un comunicato molto importante. Ciao Max, buonasera, ben trovato in diretta. Intanto grazie per tutta la mano che ci dai in Mix Zone. Cosa succede da adesso in poi per le trasferte? Cosa devono fare i tifosi? Allora, più che altro per la trasferta è uscita fuori la direttiva, per la trasferta di Ascoli ci sarà la vendita appunto soltanto per i residenti di Pescara, e quindi la questura vuole l'aggiunta al biglietto della famosa Fidelity Card. Quella che propone il Pescara non è una Fidelity Card, ma è una card della Pescara Calcio. C'è una differenza abbastanza sostanziale quando parliamo di mondo ultras, perché non riguarda, è una scheda che dà direttamente alla Pescara Calcio, però su questa scheda ci sono i dati, perché loro vogliono avere nel momento in cui vanno ad acquistare biglietti. Senza tessera non si può andare in trasferta. Siccome per Ascoli ci sarà molto probabilmente, ci daranno 1000 biglietti, e per elaborare la tessera ci vorranno 2 giorni, consiglio vivamente a tutti coloro che vogliono seguire la squadra in occasione di Ascoli di andare a provvedere a fare questa famosa Pescara Calcio card. Senza di questa è impossibile acquistare italiano. Questa è per quanto riguarda Ascoli. Molto probabilmente questa card non è che serve per tutte le trasferte, ma molto probabilmente la maggior parte delle trasferte, quelle più calde, la questura richiederà sempre questa card, quindi conviene farla, ripeto, per chi vuole seguire il Pescara, e i tempi sono lunghetti, quindi consiglio di andarla a verificarla. Nella tessera, essendo una tessera Pescara Calcio, tra parentesi ci sono abbinate delle scontistiche, insomma tutta una serie di cose, e nel tempo arriveranno anche altre agevolazioni. Ripeto, non è una Fidelity Card, ma è una Pescara Calcio Card che serve per, appunto, per andare in trasferta in questo momento.